alla terza puntata del format BP Cube Informa. Oggi parliamo di Confindustria e supporto all'innovazione. Le start-up ed i contest come opportunità per le imprese nascenti e innovazione di quelle esistenti. Abbiamo con noi Mauro Pappalini, CEO Pappalini S.P.A. e presidente Confindustria Pesaro Urbino, ed Enrico Battistelli, fondatore di BP Cube. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Mauro Pappalini, mi piace partire col poterla definire start-upper ante litteram e self-made man, così come scritto nel libro Sembrava impossibile, dove si narrano le vicende di molti imprenditori di successo. Ecco, com'è nata la sua impresa? La mia impresa è nata, diciamo, più per un'esigenza che per un'idea. Nel senso, ho iniziato a lavorare in un'impresa di pulizie da dipendente e da lì mi sono fatto le prime esperienze. E ho capito che poteva essere un lavoro che poteva esprimere quello che mi sentivo di poter dare. Dalla mia storia è nata dall'iniziare alla pulizia di vetrate, dove vedevo delle vetrine sporche, mi fermavo, chiedevo se volessero pulirle, e da lì i primi contratti mensili, dove riuscivo ad avere un ritorno già consolidato mese per mese. Da una pulizia di vetri ho iniziato anche delle pulizie delle pavimentazioni. Ho incontrato, per me è stato molto importante incontrare un imprenditore che mi ha dato fiducia. Da lì ho iniziato con la vera e propria attività nell'espandermi, assumere i primi dipendenti, e dopodiché passo dopo passo ho iniziato tanti lavori non solo nel nostro territorio, ma espandendomi a livello nazionale. Oggi l'azienda ha 2500 dipendenti, lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Quello che mi ha portato a questo, come dicevo, è stato la fortuna di incontrare un imprenditore che mi ha dato fiducia e soprattutto la passione e non arrendersi mai e avere sempre una meta dove guardare. Mauro, lei ad oggi ricopre due ruoli apicali, ma qual è la visione? Possiamo parlare di una visione d'insieme o ci sono due visioni separate? Beh, la visione imprenditoriale è una visione che si può definire un'unica visione, cioè l'imprenditore ha una visione di prima credere e poi vedere, al contrario magari di chi non ha questo stimolo di intraprendere, che invece deve vedere per credere. Ecco, questa potrebbe essere la differenza che può fare di una visione, se intraprendere o meno. Ecco, l'imprenditore ha questo tipo di visione, ha un'idea, pensa all'idea e ci crede a quest'idea e la vuole vedere realizzata. Come presidente di Confindustria, lo stesso, si ha una visione però un po' più ampia, che non riguarda la propria attività, ma riguarda un insieme che è il territorio e lo sviluppo di un territorio per far crescere sia l'impresa sia il benessere di un territorio intero. Noi abbiamo la fortuna di essere nati in un territorio che già offre tanto. Io credo che la visione di uno che nasce in Italia è totalmente differente dalla stessa persona che magari nasce in un centro Africa piuttosto che altre. Ecco, sono visioni diverse per quello che ti offre il contesto. Ecco, la visione che si può definire in Confindustria è mostrare sempre di più queste opportunità che si hanno a uno sviluppo delle imprese in un nostro territorio.
Enrico, BP Cube è un incubatore di start-up ed esperienze. E se funzionasse, ci puoi illustrare che cosa significa? Sì, una bella domanda alla quale in questi anni abbiamo dato una risposta. L'abbiamo fatto insieme a BP Cube, l'abbiamo fatto con il nostro staff, ma in particolar modo anche grazie a Confindustria. Perché E se funzionasse è un progetto che nasce in Confindustria, Confindustria Pesaro Urbino, si espande negli anni grazie ai suoi fondatori, grazie a BP Cube inizia a diventare un qualcosa di sempre più solido, perché il nostro core business è quello di creare le basi a una giusta imprenditoria, quindi a qualche idea che non è più un punto interrogativo, ma deve diventare un qualcosa di certo, un qualcosa di concreto. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo grazie a Confindustria, negli ultimi anni è diventato un progetto regionale, quindi ha preso forma dell'intera regione, quindi con tutte le territoriali che partecipano e inseriscono i contenuti, le idee, le risorse di ogni territorio, come diceva il Presidente, chiaramente un territorio ricco, un territorio fortunato, e vogliamo che questo ancora di più sia il traino per tutte queste nuove idee che vengono poi selezionate dal nostro team e grazie al nostro incubatore in questi spazi crescono e possono avere la giusta consulenza per rispondere alla tua domanda. Funziona? Le start-up rappresentano il motore della digital transformation, sia come aziende nascenti, sia come driver nelle aziende esistenti. Confindustria segue questo progetto e se funzionasse, che vede BP Cube come parte attiva, come abbiamo già detto e visto, nel reclutamento e nell'incubazione di giovani start-up marchigiane. Vorrei sapere qual è il punto di vista di lei, Presidente, sia come parte importante dell'associazione, sia come imprenditore. Beh, le start-up, soprattutto quelle innovative o che offrono innovazione, sono fondamentali. Il mondo oggi va molto più veloce e i giovani hanno questo spirito di innovare, di fare un qualcosa di differente. È molto importante avere una casa dove potersi esprimere, ma soprattutto dove farsi in qualche maniera consigliare. Le start-up, per chi ha questa visione e questo bisogno, nasce sempre da qualche diciamo persona curiosa che vede nella sua idea un qualcosa che può sviluppare, e come tutte le persone curiose hanno bisogno di risposte e chiaramente chi meglio di un incubatore come BP Cube può aiutare a trovare queste risposte. E non solo, io lo vedo molto l'incubatore appunto di BP Cube come una piccola già associazione dove è una casa dove potersi incontrare, confrontarsi e sviluppare le proprie idee, ma soprattutto capire se la propria idea funziona, perché il confronto mette molto in discussione mettersi in discussione spesso trova anche le soluzioni giuste, modificando magari anche l'idea originaria, ma per arrivare a un risultato, un obiettivo. Pertanto è fondamentale avere un posto consulenti che sappiano dare questo tipo di risposte, aiutano molto più rapidamente a sviluppare e far crescere chi ha un'idea, ma soprattutto a farla esporre e motivare la persona a farla esporre in modo che funzioni. E da qui, se funzionasse, cioè, è proprio indicato. E quale è stata la sua esperienza, proprio anche a livello emozionale, come start-upper? Beh, la mia esperienza personale, come dicevo prima, è nata più da una necessità. Cioè, mi era stato proposto un lavoro che ho preso con passione, a prescindere dal tipologia di lavoro che fosse, e da lì è nata, ecco, la mia curiosità mi ha portato a sviluppare questa,
questa cosa. E lì all'epoca avevo un datore di lavoro che mi dava le risposte alle mie curiosità. Gli incubatori all'epoca non esistevano e il mio incubatore è stato il mio posto di lavoro da dipendente. L'Innovation District è un incubatore di idee, di talenti da sviluppare, da incubare e da portare poi all'interno delle aziende con una serie di attività come gli hackathon. Di cosa si tratta? Allora, l'hackathon è un'esperienza molto formativa ma anche molto innovativa. La parola descrive quello che è un po' il concetto di hackerare, quindi qualcosa che si modifica, che è legato al mondo del digitale, con quello della maratona, perché proprio questa parola descrive un processo abbastanza lungo, durano all'incirca tra le 12, 24, ma anche 48 ore, quindi più giorni, in cui giovani creativi, start-up, professionisti, insieme in gruppo si riuniscono, motivati da quelli che noi definiamo mentor, che è un po' il nostro ruolo di coordinamento di questi gruppi, si ritrovano nelle grandi aziende, perché generalmente è molto importante portare questo concetto nelle grandi aziende, ovvero trovare delle soluzioni, magari non scontate, proprio perché a ricercarle c'è un team di professionisti, magari abili digitali, abili hacker, perché poi parte da quello il concetto, trovando soluzioni innovative, soluzioni magari che possono diventare poi frutto di successivi sviluppi nell'azienda. L'esempio fatto in una grande azienda del territorio è quello con Benelli Armi. Ad esempio eravamo tantissimi, perché credo quasi 50, vado adesso velocemente, di professionisti, giovani, talentuosi dentro l'azienda che ci ha ospitato con grande piacere ed onore, e la creazione di questi gruppi ha permesso di sviluppare alcune soluzioni nelle loro tipologie di prodotti e con un percorso creativo, formativo, nell'arco dell'intera giornata si è arrivati a 12 nuove soluzioni che tutto il team imprenditoriale, manageriale di Benelli Armi ha poi valutato, dando chiaramente un'espressione di voto alla migliore, la migliore in quel caso per l'azienda ospitante di questo hackathon, che hanno poi inserito nei successivi mesi all'interno della loro catena e del loro sviluppo, quindi è molto importante. Grazie Enrico. Lei Mauro cosa ne pensa? Cosa pensa in merito agli hackathon? Beh, io penso che sia fondamentale quello che appunto ha appena detto Enrico, cioè il confronto con chi non è del settore, cioè quando ci si dà questa opportunità, l'imprenditore apre una porta per poter dare questa opportunità, spesso non si sa mai quello che ci si aspetta, però da lì nascono le migliori idee, perché se un imprenditore chiede di lavorare su un progetto che parte dall'idea dell'imprenditore, ci si concentra per trovare la miglior soluzione, mentre invece è fondamentale l'idea nuova, dire magari quello che ho un bisogno, spesso potrebbe pensarsi irrealizzabile, ma una mente che è al di fuori ai normali schemi può trovare tranquillamente la soluzione giusta che nessuno aveva mai pensato, pertanto fondamentale per il progresso. Reclutamento ed incubazione delle start-up è semplicemente una parte di un processo più ampio. Per chiudere il cerchio, per completare il cerchio, mancano due passi importanti. Rendere indipendenti queste aziende o metterle in contatto con altre aziende che ne assorbano soluzioni, e risolvano, ecco, quindi problematiche, sfruttino quelle che sono le intuizioni, le idee. Ecco, come può avvenire questo cortocircuito? È importante che avvenga, è importante soprattutto che siano un po' qui le associazioni, no? In quel ruolo centrale di come chiamiamo noi, di mesh, comunque di unione, di contaminazione tra l'innovazione e il mondo imprenditoriale. Secondo me con continui eventi dedicati, con continui scambi da cercare sia nel territorio ma anche a livello nazionale, come diceva appunto Mauro prima, cioè ormai dobbiamo pensare
a tutto il territorio nazionale o anche molto più grande, perché no, al mondo, ma comunque con eventi dedicati, secondo me è molto importante sapersi, saper ascoltare quello che abbiamo intorno a noi e metterlo a sistema all'interno delle nostre aziende. Non si nasce mai tuttologi. Per realizzare un'opera non basta un'idea, bisogna poi saperla costruire, ma soprattutto saperla vendere. Ecco, tutte queste qualità chiaramente non ce l'ha, non si nasce con tutte queste qualità, ed è importante trovare la combinazione giusta tra chi ha l'idea, tra chi invece ha l'idea di come proporla e di come venderla. Ecco, mettere a fattor comune una serie di qualità, di specializzazioni, questo, ecco, può far raggiungere prima un risultato commettendo sicuramente meno errori. Tutta la parte economica, finanziaria per sviluppare un progetto è fondamentale. Per chi parte, diciamo, è un handicap, ha un handicap molto, molto pesante, perché l'idea la deve saper raccontare per trovare chi poi può dar fiducia a quest'idea, può comprendere l'idea con la stessa passione che ha la persona. Bisogna riuscire a trasmettere questa passione per poi, ecco, avere chi crede all'idea, ma crede soprattutto alla persona che ha avuto quest'idea, per affiancarla e svilupparla. Ecco, un ambiente, un ambito dove è più facile incontrare diciamo quello che manca, è sicuramente un aiuto per dar stimolo a andare avanti e riuscire poi a creare, a costruire quello che è appunto l'idea, che non rimanga nel cassetto. Le start-up hanno un luogo fisico per nascere, per crescere, coadiuvate da uno staff efficiente e inserite all'interno di una metodologia strutturata. Ecco, Enrico, ci può anticipare qualcosa in merito al lancio del nuovo sito e all'introduzione di D106 in BP Cube? Con piacere. E BP Cube in questi giorni, quindi lo vedrete, avrà il lancio del nuovo sito internet, dove racconteremo tutte le attività che avvengono in questa sede, come dicevi te, nella nostra casa, partendo proprio dalle attività di co-working, ovvero di spazi condivisi in cui ognuno può scegliere in base alla tipologia, alla dimensione, ai servizi che possiamo offrire, quindi che servono al nostro, quindi, abitante, perché così lo chiamiamo, e tutto lo potrà trovare nel nuovo sito internet bpcube.com, quindi www.bpcube.com, e all'interno ci saranno tutte queste informazioni, quindi a partire dal co-working, dall'accelerazione, dai servizi dedicati alla crescita imprenditoriale della startup, quello che noi definiamo servizi di mentorship, quindi servizi in cui i nostri professionisti, partner e soci BP Cube mettono a disposizione per i nostri clienti, in questo caso quindi imprenditori, liberi professionisti, tutti quelli che hanno bisogno di poter scalare e incrementare le loro potenzialità di business. Lo troveranno tutto nel nuovo sito internet, lo raccontiamo nuovamente, perché è bpcube.com quello in cui ci saranno tutte queste informazioni. Confindustria e Innovation District, da sponsor a collaborazione. Ecco, come può andare avanti questa collaborazione? Beh, è una collaborazione che è essenziale, è indispensabile per l'imprenditoria. Se funzionasse, ricordo, è nata dall'idea di un giovane imprenditore, dal gruppo giovani di imprenditori, dalla nascita, da questa nascita, cioè da quest'idea è appunto nata questa cosa, perché si sentiva la necessità. Era un qualcosa che mancava, di come mettere a terra quei progetti o quelle idee, o chi avesse un'idea e non sapeva come proporsi e come appunto realizzarla. È nata da Confindustria e poi chiaramente con Enrico ha avuto uno sviluppo, e soprattutto ha avuto quello che come,
come Confindustria e come all'epoca Giovani Imprenditori non si riusciva a dare quella specializzazione proprio adatta per lanciare queste idee, questi progetti e soprattutto selezionare lì per poi premiare quelli diciamo più innovativi e dare quello stimolo a dire quest'idea qualcuno già ci crede e la si può lanciare. Ecco, questo aiuta a stimolare. È fondamentale per un territorio a sviluppare nuove imprese, ma soprattutto la passione e la voglia di fare impresa. Chiunque ce la può fare e appunto BP Cube è uno di quei luoghi dove ti aiuta a credere di più in te stesso e a realizzare quello che tu vorresti fare. Per Confindustria è fondamentale. Confindustria vive di imprese, è l'associazione degli imprenditori. Se non ci sono nuove imprese non ci si innova neanche noi stessi come associazione. Pertanto è fondamentale che si continui a dare questo stimolo, ma soprattutto supporto a creare nuove realtà e nuove imprese. Mauro ed Enrico, siete stati molto esaustivi, mi avete dato risposte veramente interessanti. Ma prima di concludere questa terza puntata vi voglio anticipare l'argomento della quarta puntata. Incontreremo Francesco Balducci, CEO Manifattura e partner BS Innovation Lab, e parleremo di grandi imprese ed innovazione, transizione 4.0, economia circolare e digitale nel mondo industriale. Grazie a Mauro e grazie ad Enrico per essere stati con noi. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie.